Marco Nani si avvicina a una partita importante, casalinga contro Verona, un Castenaso baseball, si potrebbe dire, affetto da pareggite, che va a caccia di una vittoria piena, sia in gara 1 che in gara 2. Ma veniamo da un pareggio contro una squadra tanto fuori casa, in un campo ostico come quello di Re di Puglia. Andare nel Friuli non è mai semplice portare a casa una doppia vittoria. Io sono soddisfatto di come stiamo giocando, di come si stanno allenando i ragazzi. È anche un dato di fatto che, insomma, che forse ci manca una vittoria, ecco, non dico tante di più, ci manca una vittoria nel nostro ruolino. Ora affrontiamo Verona, una squadra con tanto talento, sono tanti ragazzi giovani, alcuni con un talento molto importante e soprattutto hanno tanto entusiasmo. Nell'ultima partita pareggiata Re di Puglia hai scelto di dare tanta fiducia ai giovani, come procede la loro maturazione e l'inserimento dei nuovi? Ma guarda, sta procedendo bene, è ovvio che manca ancora qualcosa, perché sennò i risultati sarebbero un po' più importanti, manca ancora qualcosa, però si stanno tutti applicando, ci stiamo tutti muovendo nella stessa direzione. Quindi io credo che, insomma, tra un po' saremo a pieno regime e di conseguenza verranno anche altri tipi di soddisfazioni. Come è andata invece la prima settimana di Molina? Sai, Rolexis sono due settimane che non si allena con una squadra, sono due settimane che non vede lanciatori e quindi, ecco, qualche problemino l'ho avuto. Soprattutto, insomma, abbiamo affrontato un lanciatore che tirava oltre 90 miglia, quindi anche lui ha pagato questo. Qualche altro turno Rolexis sarà presente senza nessun problema. Ecco, è un giocatore affidabilissimo, con tanta esperienza. Quindi. Non ho nessun timore nei suoi riguardi.